Benvenuti in questo video, io sono il giorno 95 e questo è Rise of Kingdoms. Allora, vi spiego un po' di cose perché sono successe un po' di cose e soprattutto vi ho già fatto il video in cui vi ho spiegato che avevo difficoltà a registrare i video da telefono e che il problema non si può risolvere perché qualcuno di voi mi ha detto, e vi ho ascoltato, mi ha detto che comunque i telefoni non sono supportati a registrare le video. Quindi secondo me io per trovare la possibilità di registrarvi questi video, vediamo se sta ancora registrando, sì. Per trovare la possibilità di registrarvi questi video al telefono, perché io voglio portarvi un sacco di serie al telefono, voglio portarvi un sacco di video, sia da telefono che da PS4, però per farlo devo registrare con le applicazioni per telefono che purtroppo hanno dei problemi, perché i telefoni non registrano bene. Magari se mi prendo un telefono migliore, allora posso iniziare a registrarvi con le applicazioni di registrazione adatte. In questo momento non riesco perché in questo momento ho un telefono che probabilmente essendo anche un Android 12 non posso registrare bene le cose e quindi delle volte salta. Infatti è già la ottava, non una volta che provo a registrare e non riuscivo. Adesso ho riavviato il telefono e sembra che stia funzionando. Però speriamo bene, speriamo che i creatori delle applicazioni non comincino a fare le brutte persone e a bloccare questi programmi di gestione perché sennò non riesco a portarli. Quindi vi avverto adesso che state guardando questo video, non so in quanti guardando questo video. Probabilmente questo sarà l'ultimo video registrato. Cosa vuol dire? Che io praticamente non vi registrerò altri video, andrò avanti a giocare i giochi da telefono per i fatti miei e voi vedrete altri video da telefono naturalmente perché ve li ho già registrati, ce l'ho già un bel po' sulla galleria, però non ve li posso registrare degli altri, quindi considerate l'eventualità che non ci sono più video da telefono perché sono bloccato, non posso fare niente. Adesso lo chiediamo alla ricerca qua. E non ci riesco ragazzi, non ci riesco perché devo avere un telefono migliore e per avere un telefono migliore devo avere i soldi e per avere i soldi dovete guardare di più video. Quindi se voi guardate tanto i video io riesco a guadagnare qualcosa e a usare quel guadagno per prendermi un qualcosa di migliore. Anche se dovrei comunque andare nel negozio a prenderlo, quindi devo avere un po' di soldi, perché ci vuole un po' di soldi. Quindi va bene, io aspetto voi, quindi voi mi raccomando, guardate i video, datemi il vostro supporto e vediamo di uscire da questa situazione che è veramente brutta. È veramente brutta questa situazione perché io vorrei tanto registrarvi un sacco di serie da telefono, ho un sacco di giochi che ho sul telefono, adesso non vi faccio vedere, che praticamente potrei portarvi 4, 4, 5 serie nuove che ho sul telefono in questo momento e poi altre serie che altri giochi che ho sul Play Store segnati dai preferiti e posso portarveli più avanti, però dipende tutto se riesco a registrarveli, quindi considerate l'eventualità che i video da telefono spariscano perché non riesco a registrarli. Se voi avete consigli da darmi sui video da telefono, io vi ascolto e cerco di portarvi le cose al meglio possibile. Adesso vi faccio vedere il mio villaggio, vi faccio vedere i miglioramenti, vi faccio vedere quello che succede. Praticamente questo video lo vedrete una settimana dopo che io l'ho registrato, quindi lo sto registrando prima, proprio perché così mi porto avanti e mi organizzo per fare il prossimo video. E vi faccio vedere i progressi della settimana. Adesso raccogliamo l'esercito, sperando che il programma di stazione mi regga questa cosa, che sembra stia reggendo. Speriamo di non parlare a vuoto, perché potrei parlare a vuoto. E vabbè, adesso vi faccio vedere. Allora, portando il municipio al 10, vi ho fatto vedere che ho sbloccato il liceo della saggezza. Adesso ho sbloccato anche una terza cava e l'ho portata fino al 6. Ora devo portarla fino al 9, solo che non lo farò oggi perché lo faccio un potenziamento al giorno. E quindi al 6, cioè per ora mi sono fermato al 6, poi dopo devo portarla al 9 pari alle altre due.
Poi porterò tutto a 10. Però intanto porto quello, poi devo andare a prendere ancora una miniera d'oro, la prima miniera d'oro e il mercato. E poi ho tutti gli edifici nuovi posizionati. Poi devo potenziare il livello degli altri edifici e poi portare tutto al 10. Quindi ci vorrà un bel lavoro grosso e devo fare un edificio al giorno, quindi mi richiederà un sacco di giorni. Però pian piano sto facendo i progressi e si vede che sto andando avanti. Poi ho portato il castello a livello 9. Ho portato il castello a livello 9 perché appunto avevo i libri e l'ho usati per portare il castello al 9. Se ne servivano 50 per portare al 9 e te ne dà 3 ogni attacco di a forte barbaro che attacchi. Quindi sono tanti attacchi che ho fatto e tutti gli attacchi danno i libri, quindi il doppio praticamente. Considerate che ho fatto un sacco di attacchi. Poi vabbè, lì ci sono le ricompense che non andrò a vedere perché sono sincata tutta la registrazione, quindi dopo si blocca tutto e dopo mi tocca rifare il video, cosa che non voglio, e se ho quello che vi ho spiegato dovete stare attenti, dovete aver ascoltato quello che vi ho detto perché non ve lo posso ripetere ogni video, se no i video durano 3 anni perché io sto lì a spiegarvi le cose e voi non le ascoltate. Allora, poi faccio vedere, allora, l'esercito è sempre tutto truppe di livello verde, non ho potenziato alle truppe di livello blu. Perché appunto non adesso è comparsa la mercante. Non ho ancora la tecnologia per sbloccare le truppe di livello blu. Adesso vi faccio vedere la tecnologia. Allora, adesso abbiamo lo scalpello a 2 su 5 e mi dà 3% in più di produzione alle cave. La scrittura 2 su 5 e mi dà la velocità di ricerca di 2% in più veloce. Lavoratore dei metalli 2 su 5 e mi dà la produzione di oro del 3%. Naturalmente adesso non mi darà niente perché la miniera d'oro ancora non l'ho costruita, però quando ce l'avrò la posizionerò e comincerà a guadagnare di più. Poi se andiamo nella tecnologia militare non ho sbloccato niente, sono rimasto uguale a prima, cioè devo fare queste cose che le faccio una giorno, quindi devo fare le cose. Poi andiamo sui comandanti, sperando che mi registri. Ok, mi sta registrando, spero. Allora, ho portato Centurione 50. Allora, adesso io vi ho ascoltato, quindi non vi ho risposto subito nel video precedente, quello che è successo dopo che mi avete commentato appunto di fare le cose in maniera diversa. Ma vi rispondo adesso, quindi ascoltatemi bene adesso perché non voglio ripeterlo, non voglio essere logorroico e ripetitivo, quindi dovete ascoltarmi quando le cose ve le dico e io ve le dico adesso perché il video precedente l'ho registrato prima che mi avete scritto quel commento e quindi vi posso rispondere adesso perché questo è il video successivo rispetto a quel commento, quindi vi rispondo adesso. Allora, mi avete detto di potenziare un epico invece di potenziare quelli verdi. Ma io vorrei continuare a fare quelli verdi perché quelli verdi sono più facili da potenziare. Infatti vedete tutte le abilità a livello 5 di Centurione perché è più facile da sviluppare. Trovo prima le teste, trovo prima le stelle, trovo prima l'esperienza. L'esperienza vabbè è uguale, la si farma così con i barbari, i forti barbari, le ricompense giornaliere, magari c'è qualcosa da prendere, qualche forziere. E si accumula l'esperienza, quindi tranquilli che io l'esperienza l'accumulo perché faccio un sacco di attacchi. Adesso è diventato un po' più difficile perché gli attacchi diciamo che i barbari da attaccare sono un po' più distanti, quindi adesso è un po' più difficile. Hanno fatto questo aggiornamento che praticamente i barbari sono un po' più distanti. Però vedrò di riuscire a farli lo stesso, anche se ci vorrà un po' più di tempo. Allora, ho portato Centurione 50. Ok, adesso un messaggio notifica adesso di un altro YouTuber, quindi non guardate quella notifica. Allora, poi dopo ho portato la tiratrice al 30. Il lanciadraghi al 30. Il Gaio Mario è al 29 e quasi al 30. E Pelagio ce l'ho al 25 perché mi avete detto di sviluppare un epico e lo sto sviluppando perché io vi ascolto, quindi guardate bene i video perché non è detto che io vi risponda subito nel video dopo, non sono un robot.
io vi rispondo quando riesco a registrare il video in cui vi rispondo. Se no non posso, cioè, non me le invento le cose, insomma, quindi dobbiamo fare le cose così. Poi ho portato il costo della città al 20 e basta. Ho fatto questo nella scorsa settimana e adesso abbiamo Centurione al 50. Lo sto sviluppando per portarlo al 60, almeno ho un comandante al massimo, così posso utilizzarlo per fare tutti gli attacchi che voglio. Naturalmente porterò su anche l'epico, perché me l'avete consigliato voi di portare sull'epico. Porterò su anche quello, darò un po' di esperienza anche all'epico, così vi accontento. Vabbè, allora, fatto questo, allora, dopo manderò, allora, se noi andiamo nelle missioni. Ok, adesso devo riscuotere sta roba. Ok, perfetto. 10.000 di cibo fatto. Aiuti attivati 20 volte fatto. Potenza una città. Accademia. Raccogliamo le risorse. Un'altra chiave d'argento, perfetto. Ok. Manca il legname e la pietra, quindi devo mandare uno a fare il legname. Quindi andiamo a trovare un legname. Uno per il legname, che vediamo se riusciamo a localizzarlo, perché ecco qua, perfetto, posso andare a fare questo. Nuove truppe. Mandiamo il secondo. Ci mando Pelagio. Pelagio con Gaio Mario e vado a raccogliere più legna possibile. Legna non anche poca perché, cioè, rispetto alle altre risorse, perché comunque l'ho utilizzata per acquistare della roba. Non so se ho fatto bene, quindi magari lo vedete voi nei commenti, quindi vi ascolto da lì. Però ho acquistato qualcosa al negozio, questo qua al negozio, e l'ho acquistato perché poteva essermi utile, quindi l'ho acquistata per un buon motivo. Adesso devo anche raccogliere le risorse dalla mercante, perché c'è la mercante che vende la roba, però non lo farò adesso perché sennò ho paura che si blocchi la registrazione, sempre per lo stesso motivo. Allora, va bene, allora andiamo qua. Andiamo alla taverna e andiamo ad aprire i forzieri, perché l'unica cosa che mi manca adesso di aprire, per questo video, è di aprire i forzieri. Vedete che ne ho tanti i forzieri, perché ho accumulato un sacco di chiavi per aprire i forzieri insieme a voi. Ok, qui Gaio Mario, perfetto, va bene, così lo potenzio. Anche se non so se ho abbastanza, ho già abbastanza teste di Gaio Mario forse, quindi non mi servono. Probabile che non mi servono, però me li danno, quindi l'accumulo. Poi dopo vedrò quando lo porterò al 30, che al 30 posso sbloccare la sua ultima abilità e portare le sue abilità al massimo. Quindi dopo vedrò se ce ne sono abbastanza o servono delle altre o devo vedere le cose. Quindi adesso apriamo tutti questi forzieri. Ok, perfetto, apri questo. È un miracolo che mi stia registrando il video, quindi considerate la probabilità che non possa più registrare video da telefono. E mi dispiace per questo, perché ho un sacco di serie da portarvi da telefono, solo che se non mi registra, ragazzi, cioè, non è colpa mia. L'unica cosa che potete fare voi è un po' colpa vostra, perché quella cosa che potete fare voi è guardare video. Quindi se voi guardate più video possibili, io posso iniziare a guadagnare e quindi posso spendere quei soldi per comprarmi un nuovo dispositivo. Quindi voi dovete guardare i video, guardate i video dall'inizio alla fine. Alcuni ci sono, ho visto che alcuni si stanno movimentando e stanno guardando i video, quindi li ringrazio per questo. Non so chi sono, perché non tutti commentano. Qualcuno sì, qualcuno lo so perché ha commentato, quindi so che ha visto il video, sperando che abbia visto il video, perché se è entrato solo per commentare fa poco, quindi. Però grazie per aver scritto commento, quindi vi ringrazio anche per quello. Però sarebbe bello, dai, sarebbe bello. 3 d'ancillotto, 3 di centurione. Centurione non mi servono più, quindi se me li dai non mi servono. Magari userò le teste di centurione per potenziare le abilità, le stelle degli altri, perché le teste si possono dare anche per potenziare le stelle. E quindi va bene così. Quindi mentre apriamo i forzieri vi parlo di sta cosa, vi ripeto sta cosa fino all'imbecillimento, perché dovete capire, non c'è draghi. Un altro lanciere draghi qua, quindi 11 teste di lanciere draghi, quindi posso anche potenziare un'altra volta, forse, credo, se non ho raggiunto il limite. Però penso di sì. Ok, perfetto. Adesso apriamo quelle dorate. Allora,
Voi dovete capire che senza che non voi non guardate i video, io non riesco a iniziare a guadagnare, quindi dovete guardare assolutamente i video. Quindi se io stopperò dei video da telefono, non adesso, perché adesso magari questo video lo carico prima degli altri video, quindi sono degli altri video sul telefono che ancora non avete visto, che vi caricherò più avanti con il decorso dei giorni. Adesso quando God of War, non so se è già finito la difficoltà normale, quando finirà God of War in difficoltà normale, Sunday Hong, buono buono buono, e Sarka, quando avrò finito God of War in difficoltà normale vi porterò la difficoltà difficile in live, non subito, mi porterò un'altra cosa prima, e poi dopo, quando ve la porterò in live, negli restanti giorni volevo portarvi i video da telefono, quindi inizierò a portarvi i video da telefono, cercherò di portarvi i video da telefono. Poi dopo, se a un certo punto non vi porterò più video da telefono, sapete il motivo, perché proprio non i video da telefono sono irregistrabili, perché i programmi di registrazione non riescono a stare connessi con il telefono mentre sto giocando un gioco. Fuori dal gioco ci riesce, dentro un gioco non riesce a stare connesso, quindi dovete, cioè, non posso farci niente, quindi dovete guardare i video, dovete supportare, dovete, adesso mentre apriamo le chiavi vi sto parlando di questa cosa, e dovete fare cose, dovete impegnarvi voi, perché senza di voi non posso andare avanti, quindi voi dovete guardare i video. Io vi aspetto, guardate i video, e poi dopo, quando inizierò a guadagnare, l'obiettivo è arrivare a 4.000 ore di visualizzazione. Devo avere 1.000 iscritti e l'ho già raggiunto. E devo avere 4.000 ore di visualizzazione in un anno. Se non la raggiungiamo entro l'anno, non riesco a iniziare a guadagnare. Poi voi naturalmente dovete continuare a guardare i video, perché da lì comincerò a guadagnare se vengono un certo numero di visualizzazioni. Quindi voi dovete guardare di più. È un casino se non guardate i video, quindi dovete essere attivi. Dovete essere attivi perché senza di voi non posso andare avanti. 5 di Gaio Mario, quindi guardate i video, fate il like, un commento, condividete. Se voi condividete magari qualcun altro li guarda. Pelagio, buono che lo sto livellando, quindi mi serve Pelagio. Adesso ne ho tanti di teste viola, quindi potrei sviluppare Pelagio. Però non vorrei, magari mi escono quelli di Pelagio, non vorrei consumarle in Pelagio se poi mi escono, quindi sto aspettando. Sto aspettando e vedrò. Lancio il rotto. Per ora nessun nuovo comandante. Non so se me li sblocca, magari alcuni comandanti sono insbloccabili perché devi sbloccare tramite eventi. E io non li ho sbloccati perché non c'ero. E vabbè, Sarka, va bene. Adesso svilupperò anche quelli blu, perché così sviluppa le loro abilità. Qui c'è un altro forziere blu, argento. Gaio Mario, perfetto, va bene. Apriamo i forzieri d'oro. Tutmoz e Gozen. E Tamara. Non l'avevo vista Tamara. Io vedo i primi due e non guardo il quarto. Lombronk. Lodbrok. Non è Brock quello di God of War, però. Però, va bene, cioè, è pur sempre un comandante. Budica. Vai, apriamo uno alla volta, perché sennò non mi escono robe buone. Osman, in un colpo solo, sicuro che mi esca roba brutta, quindi preferisco aprire separati. Ok, Belisario. Mi sembra di aver visto Belisario. Sarka per 13. E di 2 di Pirro, 2 su 10. Oh, va bene, dai, Pirro ci fa comodo per sbloccarlo. Se non vedi, qua 2 di Gozen, 2 di Gaio Mario, 3 di Lancillotte, 3 di Sarka. Buono, buono, sì, perfetto. Vibers, va bene, dopo svilupperò anche questo. Tanto vi dico che i comandanti prima o poi devo svilupparli tutti, perché danno tutti potenza. Mi aumenta la potenza, quindi devo sviluppare tutti i comandanti. E sto sviluppando prima quelli verdi, perché quelli verdi richiedono meno esperienza, meno teste, meno stelle. E quindi sono più facili da sviluppare. Per questo sviluppo prima quelli verdi. Per questo motivo. Quindi no,
Non vi preoccupate se io sviluppo quelli verdi, cioè sviluppo quelli verdi perché sono più facili da sviluppare. Invece quelli viola richiedono più roba, richiedono più esperienza, più stelle, più teste, e richiede tanta roba, quindi devo svilupparli con la giusta calma, cioè devo andare prima con quelli verdi, poi partire con quelli blu, dopo farò quelli viola, dopo farò quelli leggendari, li farò tutti perché tanto tutti danno potenza, quindi mi serve svilupparli tutti, prima o poi devo farli tutti, quindi sviluppo prima quelli facili e dopo sviluppo quelli difficili, ma tranquilli che vi ho ascoltato, quindi sto sviluppando anche un epico. Lo sto portando su anche lui, infatti era a livello 20, adesso è a livello 25, perché gli ho dato un po' di esperienza per farlo salire di livello e così almeno abbiamo un epico che è di livello alto. Quindi vi ascolto, quindi continuate a scrivermi i commenti perché io vi ascolto. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate capito la storia dei giochi da telefono, perché se non riesco più a registrare video da telefono sapete il motivo, non riesco più a registrarli perché il programma di registrazione non me lo supporta, non sta più attivo quando sono dentro un gioco e quindi mi esce dal gioco e non riesco a registrare video senza il programma di gestione, quindi vi chiedo scusa, però non è nelle mie possibilità. Però se voi guardate i video e sponsorizzate, fate tutto quello che deve essere fatto per portare su avanti il canale, allora sì, posso iniziare a guadagnare qualcosa, prendo un nuovo telefono lì. Lì ci posso registrare video telefono in maniera migliore, editarli anche, potrei fare un sacco di cose, però dovete essermi voi, dovete esserci voi per il canale, sennò se non siete voi non ci posso andare avanti. Ed è soprattutto nel sostentamento del canale, perché senza il vostro aiuto io non posso andare avanti. Quindi va bene, mi raccomando. Like, commento, visualizzazione, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!